Buonasera, questi i principali titoli. Operazione Guardia di Finanza e Carabinieri contro lo spaccio di droga in Calabria. Il presidente autosospeso della Commissione Antindrangheta Bova spiega la sua posizione in una conferenza stampa. A Staletti, Consiglio Comunale infuocato. A Chiaravalle, il lavoro teatrale Le Acque del Lancinale a cura di Ulderico Nisticò. Questo e tanto altro, a tra poco. Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Iniziamo con il caso Totò Riina. Gratteri contesta la Cassazione. Un boss come lui comanda anche con gli occhi. Non dimentichiamo che il 41 bis è stato istituito per evitare che i capi mafia mandino segnale di morte verso l'esterno. È il duro commento che il procuratore antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha formulato in un intervento pubblico all'Università della Calabria, commentando l'apertura da parte della Cassazione alla scarcerazione di Totò Riina per ragioni di salute. Operazione congiunta, Carabinieri e Guardia di Finanza contro lo spaccio di droga in Calabria, 13 indagati. Dalle prime luci dell'alba a Catanzaro, Borgia, Vallefiorita e Rosarno, militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati. L'attività, condotta dal nucleo investigativo, ha permesso di smantellare un'associazione dedita all'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente dall'area di Gioia Tauro e Vibo Valentia per poi rivenderli al dettaglio tra il capoluogo catanzarese e comuni della fascia ionica. Due provvedimenti in carcere sono stati eseguiti unitamente a militari del nucleo di polizia tributaria GICO della Guardia di Finanza di Catanzaro, in quanto soggetti comuni ad altra autonoma indagine. Sono in corso delle perquisizioni domiciliari. Sì, questa è un'indagine che ha interessato come procura distrettuale di Catanzaro, Carabinieri e Guardia di Finanza, tutta la provincia di Catanzaro nella vendita della cocaina che l'organizzazione comprava in provincia di Vibo e sulla piana di Gioia Tauro. Per noi è un'indagine importante perché stiamo facendo delle operazioni con decine e decine di arresti su questo territorio, sulla provincia di Catanzaro, quindi c'è una grande accelerazione da parte della Procura distrettuale di Catanzaro e delle forze dell'ordine per cercare, se vogliamo, anche di recuperare un po' di terreno e di tempo. Queste indagini, queste operazioni sono importanti, non sono casuali, perché sono il risultato del rafforzamento sul campo da parte delle forze dell'ordine e anche della Procura di Catanzaro, dove i sostituti, gli aggiunti stanno sostanzialmente impegnandosi ancora di più rispetto a prima e stiamo avendo un target qualitativo e probatorio di altissimo livello. Ma sì, purtroppo il consumo di marijuana è assolutamente dilagante. E qui il dato preoccupante, che verrà peraltro ampiamente discusso a livello di cronache nazionali, è il consumo di droghe leggere da parte anche di minorenni. E quindi abbiamo ragione di ritenere che il reticolo di pusher arrivi sino alle scuole. E quindi per questo è importante il contrasto e per questo è importante questa indagine che ribadisce. È autosufficiente nel senso che spiega come in alcuni casi lo stupefacente venga prodotto nelle serre vibonesi e poi importato sino a Catanzaro, dove ci sono coloro i quali organizzano la rete di pusher che arriva ovunque. Esatto, siamo oggi a commentare l'esito dell'ennesima attività investigativa portata a termine nella provincia di Catanzaro, in modo pienamente condiviso e coordinato con i colleghi della Guardia di Finanza, quindi con un'altra forza di polizia sotto l'attenta direzione della Procura distrettuale di Catanzaro.
Un aspetto particolarmente delicato, particolarmente sensibile di questa attività che è stato messo in luce anche oggi durante l'esecuzione dei provvedimenti con il sequestro di una pistola e l'arresto in flagranza di reato di tre soggetti era proprio, tra l'altro, anche la detenzione e il possesso di armi di esplosivo e di una pericolosissima bomba a mano di fabbricazione proveniente dai paesi dell'est europeo. Spesso l'impiego di cittadini stranieri è strumentale alle finalità dell'organizzazione, anche perché è manovalanza facilmente reperibile, facilmente esposta anche al rischio di essere captata nell'ambito delle organizzazioni, nell'ambito dei canali che le organizzazioni utilizzano per questo tipo di attività, quindi va inserita nel contesto complessivo delle ricognizioni investigative che sono state effettuate. Operazione Conquista 2, due arresti per omicidio, detenzioni, armi e furto. Dalle prime ore della mattina a Vibo Valentia e Roma, i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, che nel supporto di quelli della capitale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di due persone ritenute esponenti apicali della famiglia andranghettista dei Bonavota, attiva nei comuni di Sant'Onofrio e Maierato del Vibonese. Le persone fermate sono ritenute responsabili in concorso a vario titolo di omicidio, detenzione e porto di armi comuni e da guerra, furto e ricettazione in concorso aggravati dal metodo mafioso. Questi due arresti costituiscono il proseguio dei fermi eseguiti nel dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Conquista, in cui era stato eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di sei persone, esponenti apicali della famiglia andranghettista dei Bonavota. Gli arrestati sono stati individuati insieme a quelli fermati a dicembre come i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio di Raffaele Cacrolicidi, avvenuto il 4 maggio 2004 in Pizzo Calabro, commissionato dalla famiglia Bonavota per eliminare la vittima, ritenuta di ostacolo all'espansione territoriale sulla zona industriale della cittadina di Maierato. La Polizia di Stato ha trovato a Reggio Calabria un sacco contenente due fucili e nove granate. Il ritrovamento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato fatto dagli agenti delle volanti dopo una segnalazione giunta al 113. In particolare è stato trovato un Kalashnikov con due caricatori, un fucile a canne mozze e nove granate di fabbricazione jugoslava. Gli agenti delle volanti hanno delimitato l'area di ritrovamento insieme ai vigili del fuoco e al 118, consentendo all'artificiere del 12° reparto mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria di intervenire mettendo in sicurezza le armi ritrovate in cattivo stato di conservazione. Il presidente autosospeso della Commissione Antindrangheta spiega la sua posizione. Questo caso non esiste. A conclusione della conferenza stampa chiederò urgentemente una riunione di maggioranza a Oliverio e a Dirto, dove ribadirò le mie convinzioni e a conclusione della quale mi riserverò di esporre pubblicamente le mie ulteriori riflessioni. A dirlo è stato il presidente autosospeso della Commissione regionale Antindrangheta Arturo Bova, che ha incontrato i giornalisti a Palazzo Campanella per ribadire la mancanza di qualsiasi legame o di accostamento della sua persona con inchieste penali in corso coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Vicende giudiziarie a me estranee, come l'indagine Johnny, ha aggiunto Bova, mi hanno indotto comunque per la stima verso le persone che mi conoscono e per il rispetto dovuto alle istituzioni a convocare una conferenza stampa proprio per confermare che già nell'inchiesta Falcos del 2009 era emersa la struttura societaria di un'impresa edile di Roccelletta di Borgia che avevo cogestito con i miei cugini e nessuno mi aveva mai chiesto, inquirente o magistrato che fosse, conto di quella posizione. Anzi, mi recai personalmente dal pubblico ministero accompagnato da un noto avvocato penalista di Catanzaro proprio per spiegare le ragioni che mi avevano spinto ad aiutare i miei cugini a mandare avanti l'impresa, vicenda che si concluse con pesanti perdite finanziarie di cui mi sono fatto carico per la parte di mia responsabilità.
tant'è che spedì una lettera ai commercialisti che assistevano l'azienda di rinuncia ai benefici futuri o a fare fronte ad eventuali perdite. Non sono mai stato indagato e non lo sono adesso, ha proseguito Arturo Bova. E perché solo adesso, nel 2017, a distanza di 8 anni, qualcuno tira fuori questa storia? La mia strada si incontra dunque con quella della persona indagata non per avviare una società in affari, ma solo ed al contrario per cedere definitivamente le quote ed interrompere un rapporto societario da me iniziato con altre e diverse persone. Addirittura si è insinuato che avrei utilizzato quella partecipazione societaria per costruire la mia ascesa politica, facendomi dapprima confermare consigliera ad Amaroni nel 2004, diventandone sindaco 5 anni dopo e usando poi quella posizione come trampolino di lancio per le elezioni in consiglio regionale. Io, ha concluso Bova, ho cercato invece di assicurare la presenza dello Stato, della Regione Calabria, della presidenza della Commissione Antindrangheta laddove era necessario, in decine e decine di scuole, nelle università, nei consigli comunali aperti al pubblico all'indomani dei tanti attentati ai valorosi sindaci e amministratori locali della Calabria, focalizzando la mia attenzione sul pericoloso intreccio mafia politica massoneria deviata, convocando una commissione ad hoc e trasmettendo i risultati alla Commissione Nazionale Antimafia. Cosa sia successo in Italia sull'argomento di dominio pubblico. Sulla conferenza stampa tenuta da Bova, dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale. Ed ora cambiamo argomento. Sicurezza durante eventi pubblici, le prescrizioni del prefetto di Catanzaro. Garantire adeguate misure di sicurezza in occasione di eventi pubblici, in occasione di manifestazioni pubbliche dopo i fatti di Torino. Questo quanto comunicato dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella, che ha indirizzato una circolare agli amministratori dei comuni e alle forze dell'ordine. L'obiettivo è scongiurare che eventuali casi di psicosi di massa inneschino incidenti come quello di Torino. I fatti avvenuti nel capoluogo piemontese, scrive il prefetto, impongono una complessiva rivalutazione delle misure di prevenzione. Il prefetto chiede pertanto un censimento degli eventi programmati per la stagione estiva, la bonifica delle aree destinate ad ospitarli, la definizione di aree di prefiltraggio e filtraggio, la presenza di un adeguato numero di steward con competenze utili a sedare eventuali reazioni della folla, il divieto di vendita e di utilizzo di alcolici, riunioni tecniche preventive in prefettura. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco. Bentornati in studio, continuiamo con le notizie. Staletti, Consiglio Comunale infuocato sul rendiconto 2016. Un rendiconto gestionale di luci e ombre che nel futuro potrebbe portare il Comune ad un vero e proprio baratro. Questo è il senso dell'analisi tracciata dal sindaco Concetta Stanizzi al rendiconto gestionale 2016, con momenti di forte tensione tra la maggioranza e l'opposizione. Un attacco diretto e senza sconti di un intervento di fuoco nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, passaggi forti quando la stessa ha sottolineato di avere ereditato un bilancio di sprechi, contenziosi e debiti che l'aveva portata quasi a gettare la spugna con le dimissioni. Poi, grazie al lavoro certosino di risparmi e quadrature, si è riusciti a risalire la china. Nel corso della relazione la stessa ha sottolineato: noi non abbiamo nessun tornaconto né interessi, ma soprattutto non vogliamo consegnare il paese al malaffare. Inoltre voglio ribadire che questa amministrazione si è sempre opposta a speculazioni sulla messa in opera di pale eoliche. Un affondo alle precedenti amministrazioni comunali quando sul piano delle opere pubbliche ha sottolineato che dopo una serie di atti giudiziari il casino Pepe non è di proprietà comunale, oltre ad altre opere non pagate come l'esproprio del campo sportivo, quasi 1 milione di acqua Sorical non pagata. Inoltre la stessa ha sottolineato che non esisteva un contratto per le lampade votive del cimitero comunale con un incasso di 800 euro mentre ne erano previste 10.000. Sul piano delle opere pubbliche realizzate, il recupero del pozzo artesiano Sant'Antonio con 8 litri d'acqua al secondo, mentre sul piano delle tariffe una riduzione della tassa fissa che passa da 34 euro a 8 euro, la richiesta di finanziamento per la Casa degli Anziani, il recupero della Chiesa dell'Immacolata, la rimodulazione del Pisi per il recupero dell'area di Panaia. Tra gli interventi, quello del vice sindaco Silvio Tassone ha evidenziato gli sforzi di questa maggioranza che ha cercato di garantire servizi efficienti senza aumentare le tasse. Inoltre partiranno i lavori del teatro comunale fermi per burocrazie, mentre grazie alla manutenzione dei pozzi potremo ridurre il costo della bolletta dell'acqua.
In replica è intervenuto il capogruppo dell'opposizione Gregorio Aversa, che ha respinto al mittente le accuse del sindaco inerenti ai debiti lasciati, sottolineando che il suo mandato si è concluso il 2003 con una assoluzione della Corte dei Conti, lasciando opere pubbliche realizzate per miliardi a totale carico dei fondi europei e regionali. Sul piano dei conti, lo stesso ha sottolineato come mai non siano stati inviati in pagamento i ruoli acqua 2008 e 2009. In fase di votazione il rendiconto è passato con i soli voti della maggioranza, mentre il consigliere di minoranza Gregorio Aversa ha rilasciato una dichiarazione di voto che in sintesi sottolinea la mancata congruità delle spese come richiamato dal revisore dei conti nella parte riguardante le voci di spesa per forniture e servizi. Inoltre ha chiesto come mai manca la relazione della spesa effettuata dall'ufficio tecnico. Teatro a Chiaravalle, le acque del Lancinale. Il lavoro teatrale Le acque del Lancinale è stato presentato oggi a Chiaravalle Centrale presso il Teatro Impero. Il testo di Ulderico Nistico, per la regia di Lucio Falvo, ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Superiore Enzo Ferrari, attori per un giorno. Professore, Le acque del Lancinale, innanzitutto che tipo di soggetto avete sviluppato attorno a quest'opera? Non saprei come definirlo io stesso. Diciamo che è un'antologia di quadri teatrali di diverso tono, diverso soggetto e persino diversa lingua, perché ci sono due piccole scene in dialetto. E sta a rappresentare miti, leggende, tradizioni, storie vere, storie tra il vero e l'immaginario del nostro antichissimo territorio. I ragazzi hanno molto apprezzato questa composizione variegata. La mano sapiente di Lucio Falvo ha dato la regia. Abbiamo avuto ottime collaborazioni anche per tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici e quindi crediamo di aver reso, fra pochi minuti e i ragazzi potranno giudicarlo e stasera il pubblico, di aver reso un piccolo servizio, perché il teatro è molto educativo. Il teatro è di per sé un'attività educante, perché ci si abitua ad affrontare il pubblico, a parlare, all'autocontrollo, alla memoria, a rispettare i ruoli, ma nello stesso tempo il teatro è anche un estraniarsi, perché bisogna essere se stessi e il personaggio che si interpreta. Per i ragazzi è un'esperienza sicuramente, diciamo, anche scioccante, però molto formativa. Lucio Falvo, esperienza da regista quest'oggi con questi ragazzi dell'Istituto Superiore, insomma, com'è andata? Insomma, le prove sono state, per la verità, non tantissime, per cui non abbiamo avuto tantissimo tempo per poter lavorare bene, però i ragazzi hanno dato il massimo di quello che potevano dare e devo ringraziare il professore Ulrico Nistico che mi ha, diciamo, dato questo incarico, e tutte le professoresse che hanno dato un contributo a questa iniziativa. È un bellissimo testo, quindi complimenti a Ulrico Nistico. I ragazzi hanno capito i personaggi e le hanno interpretate, hanno cercato di farlo al meglio. Stiamo parlando di ragazzi di scuola, quindi non possiamo pretendere una recitazione perfetta, però alla fine io credo che verrà fuori un bello spettacolo. Dottore Corapi, Presidente del Consiglio di Istituto, ecco, l'iniziativa di oggi sicuramente è meritoria per questi ragazzi, per lo sforzo che c'è dietro. Ritengo che tutte le iniziative in cui i ragazzi si impegnano e danno il loro meglio sia sempre un'iniziativa meritoria, non solo per i ragazzi ma anche per la scuola in genere. Dimostrano l'attaccamento e l'impegno di questa scuola nel sociale e soprattutto saranno i professionisti del domani, quindi meritano di essere incoraggiati e portati avanti. Calabria, l'assessore Roccisano ha preso parte alla conclusione del progetto Sorrisi. 100 piccoli studenti delle scuole primarie in rappresentanza delle 5 province calabresi sono stati protagonisti della conferenza stampa di conclusione del progetto Sorrisi, che si è tenuta stamani nella cittadella regionale a Catanzaro, promossa dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione e dall'associazione Fantasia. Durante l'iniziativa, a cui ha preso parte l'assessore regionale alla pubblica istruzione Federica Roccisano, sono state proiettate su uno schermo gigante della Sala Verde le 5 storie scritte
scritte e animate dagli studenti, l'orologio spazio-tempo, la penna magica di Francesca, nella vecchia casa dei Vavalà, perché mi abbracci, e Franci lo scultore di Pusol. Sì, quest'anno abbiamo investito all'interno della legge 2785, quindi la legge per il diritto allo studio, in diversi progetti che avevano alcune peculiarità essenziali: essere in rete, quindi coinvolgere le scuole di tutte le province, e avere un aspetto anche, come posso dire, creativo, che andasse ad incidere più che sull'educazione di tipo formale, dove i nostri insegnanti nelle nostre scuole stanno lavorando quotidianamente in maniera magistrale, sulle attività invece non formali. E la lettura, la scrittura creativa è veramente un'attività che dà la possibilità ai ragazzi di imparare nuove parole, di mettere nero su bianco una parte di loro stessi, e mi piace farla oggi. Abbiamo deciso di fare oggi questa conferenza stampa di chiusura, che è il giorno che il MIUR, la ministra Fedeli, ha dedicato alla commemorazione di Don Milani, che è questa figura alla quale noi ci gemelliamo oggi, perché lui parlava di scrittura come atto di amore, di scrittura come atto di appunto cessione di una parte di se stessi, e farla insieme ai bambini, che purtroppo nel caso calabrese sono i bambini che leggono di meno, che alcuni dati ci parlano di competenze un po' più basse rispetto alle altre parti d'Italia. Noi cerchiamo di contrastare questi dati bassi attraverso la crescita, che sia personale, formativa e anche un po' creativa. Si è concluso il progetto Sport di classe presso lo Stadio Comunale di Montepaone. Sport di classe è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal CONI. Tema del percorso valoriale di quest'anno è stato il fair play, che ha rappresentato un'occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport. Divertirsi, stare insieme e rispettare le regole e gli altri, per diffondere nel mondo il suo messaggio universale: lo sport non ha bisogno di altro. E se per una volta saranno i più piccoli a dare un esempio di lealtà, anche i grandi avranno qualcosa da imparare. Grande la festa allo Stadio Comunale di Montepaone, siamo col consigliere comunale con delega allo sport, Tiziano Tuccio. È bello vedere i bambini che si divertono al compimento dell'ultimo anno di scuola. Sì, è veramente stata una bellissima giornata dedicata ai nostri bambini che oggi si sono impegnati a fare tantissimi giochi che si facevano una volta, e noi siamo qui, io sono oltre in veste di amministrazione, che porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione, anche in veste di mamma. È stato bello, veramente bello vedere i nostri figli giocare a fare tutti i giochi di una volta. È un paese in crescita, lo vediamo dal numero dei bambini presenti. Sì, non ci possiamo lamentare, perché abbiamo delle belle classi formate da 25 bambini. Grande la festa, professoressa Marta Durante, grande la festa al comprensivo di Montepaone, tantissimi bambini che si sono divertiti, ma sicuramente anche perché è stato fatto un bel progetto. Sì, questa giornata giunge alla fine di un lungo percorso durato tutto un anno e sponsorizzato dal MIUR e dal CONI. Abbiamo lavorato secondo uno stile educativo, sì, didattico sicuramente, perché è stato fortemente interdisciplinare, ma ci è stata data l'occasione di ribadire ancora una volta quelli che sono i valori alti della vita, mediati dai valori dello sport, a cui loro sono particolarmente sensibili. E quindi abbiamo imparato a star bene insieme, a seguire le regole per poter vivere civilmente e pacificamente. Se, professoressa, se altrove si parla di spopolamento e di rischio chiusure classi per la mancanza di alunni, questo non si può dire per il comprensivo di Montepaone, perché abbiamo visto in gran numero sono presenti questi ragazzi. È vero, oggi tutti i nostri plessi erano qui riuniti, cioè Montepaone Lido, Montepaone Centro, Gasperina, per un totale di circa 250 alunni, e quindi è una scuola comunque sempre all'avanguardia. E noi abbiamo sempre lavorato secondo una regola, che è quella di coinvolgere sempre l'istituto in toto, anche se dislocato in comuni diversi. Ce lo dimostrano i trofei acquistati sia dal comune di Montepaone che dal comune di Gasperina. Abbiamo visto anche con molta soddisfazione i bambini non di nazionalità italiana. A che punto è il loro inserimento scolastico?
E beh, quest'anno abbiamo avuto tanti bambini provenienti dal Nord Africa perché alloggiano qui al centro di accoglienza di Pilinga. E la scuola ha fatto moltissimo perché ha fatto dei percorsi fortemente individualizzati per questi alunni in modo da alfabetizzarli ma soprattutto da includerli e penso che ci siamo riusciti o comunque siamo a buon punto. Possiamo dire allora sicuramente Montepone sport di classe. Sicuramente, speriamo anche per l'anno prossimo, anzi è da ringraziare il nostro tutor Vincenzo Cilurzo e soprattutto il nostro dirigente che a settembre ci ha proposto di aderire a questo progetto e il collegio ha risposto sicuramente in modo positivo. Chiusura del 15° meeting di Nuoto Città di Cosenza. Si è appena chiuso, con un bilancio veramente positivo, il 15° meeting di Nuoto Città di Cosenza, confermando con la qualità complessiva dell'evento di essere ormai diventato un appuntamento sportivo di rilievo nazionale, sancito anche dalla Federazione Italiana Nuoto. Lo hanno avvalorato i numeri, 963 atleti di 47 società arrivate da Emilia-Romagna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per un totale di 3.280 gare e 50 staffette. Lo ha assicurato l'organizzazione puntuale dell'ASD Cosenza Nuoto con il Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, l'efficienza di tecnici, cronometristi e giudici di gara che hanno consentito lo svolgimento delle gare in tempi e modalità perfetti senza mai accumulare ritardi, una fluidità indispensabile per eventi di questa portata. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buona serata.